9 e 35 minuti, leggermente in ritardo sulla nostra consueta tabella di marcia, ma sempre qui in diretta con Good Morning Milano, oggi mercoledì 26 aprile. Benvenuti a tutti, buona giornata, buon risveglio, insomma se vi siete 9.35 beati voi. Comunque una giornata, ahimè, sotto la pioggia, lo si diceva da giorni e la pioggia è arrivata. In questo clima quindi plumbeo, vi diamo una mattinata di grande energia parlando di qualcosa ancora più plumbeo, sì, ancora più noir. Quest'oggi è tornata a trovarci un ospite, una graditissima ospite che è tornata appunto a trovarci per l'ennesima volta. Siamo ben contenti di averla qui. Parliamo di Valeria Celsi, l'inventrice dei Ghost Tour di Milano. Ricordiamo Valeria Celsi di Percorsi di onoranze funebri, che è venuta qua a presentarci, beh, la sua prima grande opera e il suo primo libro. Eccolo qua, la Guida Noir di Milano. Valeria, buongiorno e Ciao a benvenuta. tutti. Sì. Allora, dicevo appunto, l'inventrice dei Ghost Tour, tutti ti conoscono a Milano per questi Sì. famosi Ghost Tour, dove tu, insomma, porti in giro un po' la gente e gli racconti delle storie del mistero, Sì, giusto? sono delle visite guidate alla scoperta dei fantasmi e misteri di Milano, insomma, dei quartieri del centro, ma anche un po' adesso mi sto ampliando nei quartieri un pochino periferici di Milano. Nel tuo continuare a girare, le storie che hai raccolto sono diventate sempre di più, non bastava solo un tour a contenerle, hai voluto metterle su carta e Sì, raccontarle ai cittadini. è un libro che a dire la verità mi era stato proposto dalla casa editrice, De Ferrari di Genova. All'inizio ero un po' titubante, nel senso che non avevo più di tanto l'intenzione di scrivere un libro su questo argomento. Poi alla fine ho accettato e insomma mi ha entusiasmato molto anche perché mi ha permesso di conoscere dei misteri che comunque non avevo più di tanto approfondito, soprattutto misteri non del centro città. E quindi è nato nel giro di qualche mese questa piccola pubblicazione a cui sono già abbastanza affezionata. Piccolo, insomma, sono già 100 e Vabbè, passa insomma. pagine, sono 170 pagine di storie, aneddoti e racconti, divisi, lo vedo qua dal sommario. Hai voluto usare la divisione delle linee della Sì, metropolitana, sì. le nostre quattro linee della Sì. metropolitana, ricordando che sono la 1, la 2, la 3 e la 5, questa nostra peculiarità milanese, e per ogni fermata hai Ah, sì. raccontato un mistero. Ecco, allora io ti chiederei prima di tutto quello a cui sei più affezionata, che mistero c'è qui dentro a cui sei più Sì, è affezionata? un mistero che ho scoperto per caso all'interno di un libro, pochissimi lo conoscono, è la leggenda di un negozio che c'era a Milano in Via del Carmine, che era l'ospedale delle bambole, e è legata alla leggenda di questo fantasma. Tornando indietro c'era questa bambina Angelica a cui era stato regalato una bambola, quelle classiche bambole dell'Ottocento di Ti porcellana. fanno già paura di per sé solo a Ecco, guardarle, ecco, esatto. infatti. E quindi era un gioco a cui era molto affezionato, la considerava un po' la sua amica del cuore. La bambina un giorno si ammalò, siamo nella seconda metà dell'Ottocento, e durante proprio il giorno quando ci fu il funerale, la bambola cadde, si ruppe e la testa rotolò via e i genitori non la trovarono più. Da quel momento, in alcune notti, nella casa di proprietà della famiglia cominciarono a sentire dei lamenti, delle voci strane, fino a che un giorno, durante una notte estiva, una della servitù vide che sotto all'albero che era all'interno del giardino della villa c'era appunto il fantasma della bambina che si lamentava, aveva in braccio la bambola. Quindi, insomma, i genitori, soprattutto la madre, capirono che Angelica si stava lamentando perché la sua bambola, Lalla, tra l'altro era stata messa dentro alla bara, Ah. e la leggenda dice che questa famiglia avesse la tomba al cimitero monumentale, ma ho fatto le ricerche, non esiste. Ricordiamo che Valeria, insomma, col monumentale hai un certo feeling, un Sì, certo rapporto sì. stretto, nel senso che proprio da lì tu hai iniziato un po', diciamo, la tua carriera Sì. nel mistero milanese, con un servizio civile fatto Sì, appunto all'interno esatto. del monumentale, e ormai ne conosci se non tutte, quasi tutte Sì. le tombe, anche se ormai, Beh, no, insomma, oddio, sono conoscerle veramente tutte è tante, impossibile, giusto? però sì. E hai fatto appunto ricerche, visto che proprio invece non Sì, esiste no, questa non esiste. tomba Ho fatto le all'interno. ricerche partendo dal nome della famiglia, anche se nel libro dove l'avevo trovata era solo
titolo indicato G, quindi anche facendo un attimo riferimento all'anno in cui ipoteticamente la bambina morì. Non... Vabbè, insomma, per finire, quindi la madre decise di far riesumare la, sì, la bambina. La bambina aveva ancora all'interno della bara la, la bambola decapitata, la portarono in questo ospedale delle bambole, la fecero aggiustare naturalmente con una testa diversa, la rimise diversa, la rimisero dentro alla, alla bara, e da quel momento non, insomma, ci fu più nessuna apparizione. Angelica, insomma, non ha... Ecco, dicevi appunto che hai fatto tante ricerche poi legate a queste storie, avrai scoperto anche quindi qualcosa di nuovo che magari appunto non ti era mai capitato di trovare nelle tue vecchie ricerche. Come, come vengono fatte queste ricerche? Allora, io cerco molto sui libri, quindi già pubblicazioni già fatte, poi ho cercato anche di insomma fare ricerche anche a voce, nel senso contattare magari qualche signore o qualche signora che magari milanesi doc, mm-hmm, se magari insomma per sapere se si ricordassero qualcosa, leggende, perché spesso la Vox Populi, insomma, la voce diretta è più diretta e magari anche più vera rispetto a libri che magari hanno camuffato un po' la leggenda. E quindi era comunque un argomento che avevo analizzato già da tempo, prima addirittura che iniziassi Ghost Tour. Poi naturalmente dai Ghost e poi mettendomi a fare questi libri ho dovuto approfondire e quindi sono... C'è qualcosa in questo libro che era la prima volta che vedevi e ti ha colpito particolarmente? C'è la novità anche per Valeria? Sì, beh, molte leggende, anche cose che effettivamente, tipo il Museo delle Cere che c'era in Stazione Centrale, io non sapevo assolutamente, mm-hmm, che ci fosse. E poi questo, cioè questo fantasma Musocco, Musocco noi, mm-hmm, lo associamo al, al maggiore, di questa ragazza che ogni tanto compariva sul tram, sul 14, un giorno la, insomma, fu vista da questo ragazzo che si innamorò di lei e tutti i giorni si incontravano sul tram, scendevano insieme più o meno davanti al, al cimitero e poi facevano un pezzo a piedi e poi lei scompariva. E l'ultima volta che il ragazzo vide la ragazza fu un giorno, era il primo di novembre, tra l'altro era una giornata di nebbia, a un certo punto sfrecciò davanti a loro una macchina e la ragazza fu presa anziché il ragazzo, tra l'altro era una giornata molto fredda e poco prima il ragazzo gli aveva dato la, la sua giacca, ah, per coprirla. Il giorno dopo lui non la vide più, per caso andò comunque al, al maggiore perché doveva andare a, insomma, il giorno, giorno dei morti, morti. E rimase sconvolto perché passeggiando tra i vialetti lo colpì una tomba, era la tomba di una ragazza, era la ragazza di cui si era innamorato e tra l'altro appesa alla lapide c'era la sua giacca. La sua giacca e la tomba era lì da, da tempo. Da tempo, quindi lei era morta da circa 50 anni, ah, insomma. Ecco. Non è l'unica storia appunto di questi incontri che vengono fatti, giusto? Mi ricordo anche in un tuo Ghost Tour contavi di un incontro simile al Parco Sempione, se non sbaglio, sì, no? Sì, quindi sì, questa sì, cosa delle, di questi fantasmi, chiamiamoli così, queste presenze che comunque si fanno, anzi spesso per dire c'è poi sempre un maschio che finisce innamorato, sì, di questa entità e poi dopo, sì, scopre dopo essere innamorato, sì, di un fantasma. Sì, 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 la, la dama velata del, del, uh-huh, Parco Sempione che è il fantasma. È una cosa ricorrente questa spesso. Sì, capita, di... della, la donna un po' la femme fatale ammagliatrice che poi si rivela essere un fantasma, insomma una presenza paranormale. Chissà, chissà dove nascevano tutte queste leggende, magari era una scusa buona per le mogli dire no ma guarda è un fantasma, non, sì, era, non, era, non era reale. Diciamo appunto che però è un libro che parla dei misteri, parla del noir di Milano, quindi si va anche su cose un po' più macabre, un po' più coerente, immagino. Sì, sì. C'è qualcosa di davvero forte, diciamo. Ma forte sono comunque tutte le leggende, diciamo, per gli amanti di CSI c'è qualcosa. Beh, ci sono racconto di, un, di alcuni delitti famosi, come per esempio la, la belva di San Gregorio, Rina Fort, che fu appunto questa commessa di questo negozio che un giorno impazzì perché appunto la, il suo amante, che era tra l'altro il proprietario del negozio, la, la rifiutò, quindi lei uccise i figli del, i tre figli dell'uomo ed è appunto uno dei delitti famosi più, ah, insomma, di Milano. Poi ho anche per esempio il delitto della cattolica, Simonetta Ferrero, nel, nel 71 venne uccisa nei, nei bagni della, dell'università e tuttora è un delitto irrisolto di cui non nel 71, quindi anche, arriviamo, sì, anche diciamo, sì, verso, sì, i giorni, sì, nostri, sì, 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 ecco, quindi racconti non solo appunto storie di fantasmi o storie, ma anche storie reali, no, dove, sì, o meglio, sì, storie, sì, nel senso proprio cold case come vengono, sì, chiamati, sì, in, in gergo. Sì, qualcuno naturalmente, non tutti, però anche per esempio della, della Rosetta, che fu questa prostituta che venne uccisa nel 1914 in Piazza Vetra.
Insomma, quelli che poi principalmente racconto in uno dei miei giri su Idealitti appunto di Milano. Ecco, il tuo grande amore per il monumentale non ritrova però spazio in No, questo libro, no, giusto? c'è un piccolo paragrafo perché non potevo fare a meno di non citarlo, però appunto specifico il fatto che nonostante io lo frequenti assiduamente, c'è Non da ci sono avere più misteri da... sul monumentale. No, no, misteri È forse no. così, No, perché c'è così bello, da... così monumentale che basta. No, io penso che sia più da la questione che c'è da più da aver paura dei vivi che dei morti, Ah, quindi lì ok. comunque è un luogo tranquillo per me di serenità, Di quindi pace, serenità, sì, quindi anzi, è no, fuori da lì che c'è tutto il resto. Ecco, quanto tempo ci hai messo per scrivere il libro? sì. Ci ho Come sono state le messo, ricerche? ma giusto perché appunto erano argomenti che avevo già affrontato più o meno qualche mese, 2 o 3 mesi. Poi naturalmente scrivere il libro lo devi comunque sistemare sempre, ricorreggere, quindi diciamo quasi un annetto, insomma. Ecco, su altri fatti, ad esempio irrisolti e così, c'è qualcos'altro? Mi dicevi appunto del delitto della Cattolica, poi ci sono altri fatti simili che hai raccontato? No, irrisolti no, no, Quindi perché c'è gli altri comunque sono della. tutti omicidi di cui si sa esattamente, insomma, Quante l'assassino. storie racconti all'interno del Oddio, libro? sinceramente non lo Non le hai contate? so, no. So, comunque per ogni tappa, cioè per ogni fermata della metro, generalmente ci sono anche più Ah, leggende. più di una, Sì, ok. poi per non parlare del Duomo, insomma. Poi ho cercato anche di trovare leggende tipo un pochino periferiche o per dire il Sì, perché infatti fantasma. guardavo appunto sulle linee Sì. che vai a toccare, cioè partiamo da Sesto Rondò, Sì. andiamo fino a Lampugnano, Piazza dell'Otto, Famagosta, Corvetto, quindi andiamo Sì, fino in. Cioè, che sì, sì, sì. mistero può essere c'è Corvetto, ad No, a esempio? Corvetto c'è semplicemente una statua in via San Dionigi, che è il signor Unna, che è una statua di Gesù che era stata trovata Ah in un sì, quel torrente. Sì, grande Cristo che c'è che chi proprio. abita lì pensa Sì, che sì, sia sì. San Di Dionigi, in realtà è una statua di Gesù. Gesù, sì, girato. Che penso fosse Sì, bene, cioè, sì, benvenuto a chi benvenuto entrava a per chi Milano. Adesso veniva, è sì, fatta a senso da unico Chiaravalle, adesso a senso unico la strada, quindi non la si vede quasi mai, anzi, da chi viene appunto a Chiaravalle, perché in fondo la via, poi fondamentalmente c'è Chiaravalle. Ma insomma, così vedevo appunto Sesto Rondò, Precotto, cioè zone molto, molto periferiche, Lampugnano, anche Lampugnano, cioè qualche No, autista. il Palas Ah dicono che al Palasport ci no. Ah, siano quindi questa qui è fantasmi. abbastanza Sì, recente. dicono che appunto chi negli anni si sia messo a lavorare anche a livello di luci, impianti, abbia avuto sempre problemi e quindi gli operai non vogliono lavorare all'interno Ecco, perché... forse perché è ancora in quelle condizioni adesso, allora Sì. ecco. Famagosta anche vedo. Ah, Vimodrone, quindi usciamo anche da Milano, Vimodrone e Crescenzago anche messo, quindi c'è Sì, proprio in zone o per esempio periferiche. Precotto, cioè si Sì? chiama così perché dicono che non si sa quando ci fu una rivolta dei contadini di quel borgo e appunto decisero di cuocere un prete, quindi Ah, Precotto. Precotto non Sì, perché prima cotto, ma perché è proprio un prete cotto. Ah, raccontaci un po' questa storia, no, com'è si sa solo che andò? questo, non ho trovato altro, però dicono che l'origine, l'etimologia del nome venga da questa leggenda, ma naturalmente Della rivolta dei contadini che mi sono a sì. cuocere Sì. un prete, insomma, sempre storielle molto leggere, devo dire. Allora, questa è la tua prima pubblicazione. So che ce n'è già in Sì. lavorazione È un'altra. anche più di uno. Si può sapere di È cosa sul parliamo? cimitero. Oh, può essere proprio sul cimitero Sì, sul maggiore. cimitero, su un tema a me caro, la moda. Avevo fatto anni fa, appunto durante il servizio civile, un percorso sulla moda, quindi La moda in sculture. cimitero non è proprio uno No, dei binomi infatti, più no, però, consueti, in che senso? Quindi nel come senso che al funziona? monumentale, ma un po' in tutti i cimiteri, ci Sì? sono delle sculture che appunto decorano le tombe, che sono appunto sculture dell'Ottocento, in cui si vede il defunto vestito con gli abiti tipici del periodo. Quindi io già al periodo del servizio civile, insieme alla mia collega, avevamo fatto questo percorso che era la moda monumentale, quindi un percorso maschile e femminile per bimbi, che appunto analizza l'evolversi della storia della moda, quindi le pettinature, i baffi degli uomini, i Cioè, c'è da ringraziare che negli anni cappelli, i cilindri. '80 si è smesso di fare questa No, roba, ma anche diciamo, prima, no, anche nel senso prima. appunto, perché sennò ci sarebbero delle tombe orribili. Però, ok, E quindi insomma raccoglie un po' le mie ricerche che mi sono fatte da autodidatta, soprattutto sulla storia della moda, quindi sarà una sorta di guida molto pratica come anche questo coso sui no. fantasmi. Infatti, ecco, quello che vedevo appunto che proprio, cioè,
È una guida, come da titolo definito, proprio guida, nel senso che appunto ho tutte delle indicazioni precise, diciamo quasi geolocalizzate, per poter proprio arrivare nei posti in cui c'è la storia, il mistero, il mito di cui tu racconti. Adesso stavo leggendo, ad esempio, a Vimodrone, la maledizione del Cosun. Sì, c'era questa croce che dicevano non portasse particolarmente bene, che poi avevano fatto cadere, e da lì continuarono insomma, le maledizioni, i brutti avvenimenti nel paese. Un vampiro stazione centrale Sì, ma invece. perché dicono appunto che nei sotterranei abiti questa Ah, presenza, ancora oggi. sì, tuttora, che si ciba dei poveretti che appunto vivono lì. Ecco, quello che appunto stavo guardando è che sono anche molto molto brevi, quindi diciamo anche Sì, un'ottima lettura per, insomma, così anche andare a dormire, uno se la legge. uno Poi non so come apre e legge a dorma, poi caso. non so un po' come vada la notte dopo aver letto certi racconti, però insomma può essere, veramente sono molto brevi, sono tantissimi, perché sto vedendo, e si va veramente da, appunto, mi dicevi, Palla Sharp, a un vescovo, ai templari, vedo qua, di Sant'Ambrogio. Cioè, storie veramente che attraversano tutti i secoli di storia della nostra città. Mi dicevi che appunto stai lavorando a questo libro sulla moda al cimitero monumentale, poi forse c'è anche altro. Sì, sui miei studi su un altro cimitero, il cimitero di Vigevano, Cimitero di sì, Vigevano. che ho studiato per una mia tesi universitaria, e insomma era stato un argomento che all'inizio mi aveva un attimo spaventato, perché nessuno aveva mai fatto ricerche su questo cimitero. Poi pian piano, insomma, ho fatto proprio tutta la ricostruzione storica, facendo prima uno stage all'archivio storico proprio di Vigevano, e quindi ho fatto proprio tutto lo studio di come è nato questo cimitero all'inizio del Settecento, poi l'ampliamento dell'Ottocento, e poi ho fatto una sorta di catalogazione delle tombe importanti, fatte tra l'altro da artisti che hanno anche lavorato a Milano. Ecco, questa passione appunto per le tombe è proprio per un discorso proprio di arte, Sì. legato molto, credo, proprio agli artisti che lo fanno, cioè non è una. Sì, principalmente artisti, che poi anche a livello storico, perché comunque i cimiteri sono dei libri aperti, quindi le tombe, se nel caso di personaggi illustri o non solo, parlano della storia di, insomma, per me, che prima del servizio civile Milano era una bestia sconosciuta, pur vivendo a Milano da quando sono nata, io ho cominciato a conoscere Milano a partire dal cimitero, quindi vedendo la tomba È un buon indice, Campari. diciamo, della Sì. storia di una città, tu Sì, dici? e tuttora infatti tutti ridono quando lo dico, però se posso vado a vedere i cimiteri prima dei musei, appunto anche quando lavoro come Raccontano accompagnatrice. tanto di una città, Sì, dici? perché ogni cimitero è espressione della società che l'ha creato, quindi dal Monumentale di Milano, che è l'emblema di queste famiglie borghesi dell'Ottocento che si sono fatte costruire questa edicola imponente, a magari senza nulla togliere, per esempio al cimitero di Cremona, però è un cimitero tra l'altro molto interessante a livello artistico, però tombe molto più architettonicamente parlando semplici, perché appunto lì era più una realtà contadina, meno. E qual è la parte il monumentale che sappiamo Sì. essere il tuo grande amore? Un altro Vabbè, Vigevano cimitero. perché Ah, mi ha Vigevano. adottato, poi mi piacciono molto i cimiteri della Sardegna, da Sassari a. Ecco, cambiano in base a dove ti trovi, Cambiano, hanno un sì. certo stile che viene Sì, seguito. sì, sì. Cioè, quelli quindi diciamo, intorno a Milano sono tutti un po' simili, poi se ti No, sposti, no, no. cioè O dipende dagli riflettono la anni. città, no, però ognuno è a sé Ah, stante, nel ok. senso che sia per le tombe magari ci sono dei leitmotiv, Ecco, quelli però. sardi cosa hanno di così particolare che ti ha No, no, niente, colpito? perché c'è questo scultore che sto più o meno analizzando da un po', che si chiama Giuseppe Sartorio, che tra l'altro mi aveva colpito perché morì in un naufragio davanti a Ostia, quindi insomma, che tra l'altro era molto importante all'epoca e che ha fatto tantissime sculture un po' in tutti i cimiteri sparsi della Sardegna. E quindi, ma bravissimo, tra l'altro raffigurava queste donne con questi vestiti, tutti gli abiti sardi, questi insomma scialli, tutti ricamati, è una meraviglia, cioè sembra di trovarsi davanti a una persona e non a una scultura. Tu fai anche appunto la guida turistica, abbiamo detto, fai tantissimi tour anche in Sì. giro per
per l'Europa. Ti capita tutto, immagino che quindi ogni volta che sei in giro vai a vedere un cimitero. Certo, ieri ero in Slovenia, però accompagnavo un gruppo, ma purtroppo non ho avuto il tempo di andare nel cimitero. Ah, non sei riuscita? No, anche se mi faccio sempre riconoscere, nel giro di 2 giorni hanno capito che avevo questa passione. Tra l'altro un ragazzo mi è venuto a chiedere, ma tu sei quella dei costumi? Quella dei costumi di Milano, sì. Ma all'estero cosa hai visto di interessante? All'estero mi piacciono, vabbè, sempre per vita personale, molti cimiteri portoghesi, perché avevo vissuto a Lisbona, e quindi da quelli di Porto a quelli di Lisbona mi piacciono molto. Infatti altra pubblicazione prossimamente sarà su quello di Lisbona, però insomma devo fare serie ricerche. Poi mi piacciono per la chaise, nel senso che è blasonato. È troppo per noi mortali, c'è da dire. E poi mi vengono in mente... Parigi è famosissima, infatti, per i suoi cimiteri. Sì, però non mi fa impazzire, nel senso. Appunto ormai, cioè, sì, va bene, vanno bene per noi che non mastichiamo la materia, sì. Diciamo, sono troppo... È più popolari, ecco. Sì, è quello, è Gaeta, Londra, sono i più famosi. Mm-hmm. Poi altri che mi piacciono, alcuni della Germania, non sono male. Tra l'altro io e sempre la mia collega Annalisa, che era la ragazza con cui ho fatto il servizio civile, se possiamo partecipiamo anche a convegni sull'architettura funeraria, così una volta avevamo portato... Non sei solo tu, quindi? No. Cioè, diciamo... c'è della gente nel mondo che ha questa malattia? Che... Sì, era una malattia, perché dagli altri è vista come malattia. E avevamo partecipato appunto a un convegno, avevamo parlato di uno scultore tedesco che aveva lavorato anche a Milano, cioè infatti una scultura a Milano, aveva scoperto che in tantissimi cimiteri tedeschi c'erano copie di questa statua che c'è a Milano. Però non è facile, spesso non so come si faccia a capire, cioè c'è sempre la firma dell'autore sulle statue, non credo, sempre. Nel senso, spesso, quindi spesso ha no. fatto una ricerca molto più approfondita, sì, dai credo. Documenti di archivio, dai progetti che normalmente gli architetti, gli scultori presentavano alla commissione d'ornato, un po' anche a ricordo visivo, perché spesso le iconografie sono le stesse. Sì. Io mi ritengo un po' un Indiana Jones delle tombe. Infatti, sarà la nostra nuova Tomb Raider, quindi insomma ce l'abbiamo qui, l'abbiamo noi. Ricordiamo quindi che è in edicola, stavo dicendo. Magari sì. Anche in edicola? No, però. Non sa mai, magari l'allegano a qualcosa, a qualcuno, ma allegano tutto. Quindi. No, però invece lo trovate in libreria. Sì. Già da qualche settimana. Online. Sì. Ok, comunque se no contattate Valeria, vi dirà dove trovarlo, come trovarlo e tutto. La guida Noir di Milano di Valeria Celsi, edizioni De Ferrari. Lo presenterai anche domani sera, domani, giusto? Lo presentiamo, facciamo finta di saperlo, lo sappiamo. Lo presentiamo anche domani sera al Monumentale, giusto? Sì. Domani pomeriggio, anzi, domani giusto? Pomeriggio alle 4. Alle 4, sì. Ok, stavo arrivando in ritardo, benissimo. Un altro aneddoto prima di chiudere, siamo quasi in chiusura. Qualcosa di carino che è carino. Divertente, immagino non ci sia niente. Beh, no, a me piace la colonna del diavolo in Sant'Ambrogio. Che questa cosa racconta? C'è questa colonna proprio a lato della basilica, che tutti gli studenti, io stessa non notavo, che ha 2 buchi e dicono che appunto siano stati fatti dalle corna del diavolo in uno scontro col santo, che anziché andare a colpire Sant'Ambrogio... si schiantò, sì, esatto. E dicono che se uno si avvicina sente l'odore di zolfo, e tra l'altro quello durante la notte dei morti è il passaggio tra le anime dell'inferno e il nostro mondo, quindi insomma si vedono questi fantasmi, però solo nella notte dei morti. Però insomma ci sono affezionata perché l'ho visto per anni e... Però appunto Milano è piena di queste leggende, quindi... Infatti credo che questo forse sarà il primo volume di una lunga raccolta, perché mi sa che qua sono andare veramente in giro per la città, credo che ce ne siano davvero tante. Spero tante, di trovarne tanti altri. Di misteri, di cold case, di fantasmi, di storie su questa Milano noir. Io vi ricordo, già in libreria, questa guida, la guida noir di Milano di Valeria Celsi, la potete trovare già da oggi, cioè già da qualche settimana, quindi... affrettatevi, perché sennò va a ruba. E vi ricordo che quindi domani sera, ricordiamo l'appuntamento di domani. Allora, sera domani al cimitero monumentale alle 14 farò la prima presentazione. Alle 16, sì, è vero, alle 16 ripetiamo, domani alle 16 al cimitero monumentale ci sarà la prima presentazione nella sala conferenze che c'è vicino all'infopoint, con l'entrata da sinistra, credo, giusto? Più sì, meno. Esatto. Ok, ecco. Poi comunque chiedete di Valeria, la conoscono tutti, anche le tombe vi rispondono e vi dicono dov'è. Domani quindi la presentazione
di questo libro, la prima presentazione di questo Sì, libro. poi ne Anzi, farò molte l'anteprima, abbiamo altre. avuto oggi l'anteprima in realtà, Esatto. no, di Milano News, Valeria, io ti ringrazio tantissimo. Valeria, grazie mille davvero. Grazie a voi. Allora, ci vediamo domani alla presentazione e ma che insomma, se trovi altri racconti, altre Sì, no, storie, anzi, se qualcuno mettiamoli ne sa dentro. altri, mi farebbe più Insomma, che piacere saperli. qualsiasi, se qualcuno che sta ascoltando a conoscenza ha avuto racconti dai nonni, storie tramandate in famiglia, beh, Valeria è qui, potete contattare noi, contattare direttamente lei su Facebook, Valeria Chelsea, e insomma, magari la vostra storia potrà finire nella seconda parte, nel secondo volume della Mia domanda di Milano. Grazie mille Grazie a davvero, a tutti, domani allora. grazie. Grazie a tutti anche a voi che ci avete seguito questa mattina. Noi ci vediamo oggi pomeriggio alle ore 18 con l'edizione serale del TG di Milano News e questa sera il grande ritorno di Truck Talk. Dopo una settimana di vacanza si ritorna a correre sui pattini del roller derby milanese. Grazie mille, arrivederci a stasera.